Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Obi Freddi e Papa Benedetto XVI, ormai siete tutti al corrente, no? Della lettera che il Papa Emerito Benedetto XVI ha scritto al grande matematico, il grande filosofo italiano, che è Luigi Obi Freddi. E io nel riassunto di questo video vi metterò il testo della lettera che il Papa Emerito Benedetto XVI ha scritto al nostro grande matematico, filosofo italiano, Pierluigi Freddi. E si tratta del dibattito tra il Papa Emerito che crede e il matematico italiano Obi Freddi che non crede. Credere in che cosa? Credere nel primato dello spirito, il primato dell'energia, il primato dello spirito. D'accordo? E io sino a poco tempo fa credevo nel primato della materia, ero un materialista. Poi un anno fa, non sulla base di una conversione, no, io non c'ero la fede, ma sulla base della logica. E anche con l'aiuto però della fisica contemporanea, mi sono convertito al primato dello spirito, alias il primato dell'energia. E sono i fisici che mi hanno insegnato che l'universo è composto prevalentemente di energia. Sono i fisici che me l'hanno insegnato. L'universo è composto prevalentemente di energia. La materia è solo una piccolissima parte dell'universo, che tra l'altro per me poi l'universo è infinito ed eterno. Beh, chi mi ha aiutato tanto è stata la logica, ma anche la lettura della celeberrima opera del fisico teorico Fritjof Capra, il Tao della fisica. Ci ho fatto due video su Fritjof Capra, due video ho dedicato al Tao della fisica. C'è il primato dell'energia. Non credo più alla celebre frase di Democrito di Abdera: tutto ciò che esiste nell'universo è frutto del caso e della necessità. Ho già fatto dei video per smontare la teoria del caso e della necessità. Qua non è che mi posso ripetere all'infinito. E ho fatto anche un bel video relativamente a Lavoisier, il quale diceva: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. No, non regge. Non regge, c'è il mio video intitolato La legge di Lavoisier e l'ateismo, e per cui nello stato attuale io, anche se non ho la fede, credo però nel primato dello spirito nel confronto della materia, capito? E il primato dello spirito e i fisici teorici mi portano a credere che c'è il mistero, e c'è il mistero. C'è poco da fare, Obi Freddi, il mistero esiste, non si può criticare a prioristicamente la religione. La religione è una materia, è una modalità semplice per tentare di spiegare il mistero, è una modalità semplice, ma i fisici teorici ci hanno già spiegato che nell'universo l'energia è molto molto più diffusa della materia. La materia è una parte piccola dell'universo. Quindi, cari amici, adesso io, pur senza avere la fede, pur senza essere credente in una specifica religione, non me la sentirei più di scrivere quello che Obi Freddi ha scritto contro le religioni. Le religioni, per me, sono una modalità semplice di spiegare il mistero. E che esista il mistero ce lo dicono i fisici ci dicono che noi, man mano che andiamo avanti, ci dicono che noi conosciamo sempre di meno. La conoscenza aumenta, ma aumenta la consapevolezza di sapere sempre di meno. I fisici ci dicono che conosciamo sì e no il 5% dell'universo, sì e no, anche se per Serafino Massoni e l'universo è infinito ed eterno, ma il mistero, l'energia, l'universo è energia. Ecco perché non sono più
un materialista, ma sono diventato uno spiritualista, cioè credo nel primato dello spirito nel confronto della materia. Va bene, cari amici, qua mi fermo, cari amici, aspetto i vostri eventuali commenti. Vi ringrazio tanto e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.